prossima sta qua. Emanuele Niola, 33 anni, napoletano, ritenuto elemento di spicco del clan camorristico Di Lauro e fino a qualche anno fa referente nonché controllore per conto del clan della piazza di spaccio del Rione dei Fiori a Secondigliano, è stato arrestato all'interno di un autolavaggio. Latitante da alcuni mesi, il 33enne fuggiva da un provvedimento definitivo di condanna, un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Napoli per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in forza del quale deve espiare 6 anni e 7 mesi di reclusione. A localizzarlo e bloccarlo sono stati i carabinieri della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Gli investigatori sono arrivati a lui grazie alla prenotazione di un biglietto per l'incontro di calcio Napoli-Inter. Chi per lui stava per procurarsi gli ingressi, in una telefonata con un amico, ha fornito solo il proprio nome, temporeggiando sul secondo, circostanza che ha insospettito i militari, i quali da quel momento hanno rinforzato e approfondito le indagini, riuscendo a rintracciare Niola. Hanno ammesso le proprie responsabilità, chiedendo scusa sia alla vittima e alla stessa famiglia che ai propri cari, e si sono detti pronti ad intraprendere un percorso riabilitativo. È arrivata la confessione davanti al GIP del Tribunale di Napoli da parte dei 3 minorenni arrestati venerdì scorso dai carabinieri e finiti in comunità in quanto ritenuti responsabili della violenza di gruppo ai danni di una 15enne consumata nello scorso mese di maggio sugli scogli di Mare Chiaro a Napoli. Ci sono 2 iscritti nel registro degli indagati per la morte di Maurizio Brusciolano, il dentista di 50 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli il 3 ottobre scorso. Si tratta di 2 medici indagati ora per omicidio colposo. L'uomo era stato ricoverato la notte del 2 ottobre al San Giovanni Bosco con forti dolori addominali ed era stato trasferito la mattina dopo all'ospedale di Ponticelli per mancanza di posti di degenza. La diagnosi era di pancreatite acuta. Era morto la notte successiva, colto da arresto cardiaco mentre lo stavano sottoponendo ad un attacco. La moglie del dentista, Daniela Pallone, assistita dall'avvocato Enrico Ricciuto, aveva presentato denuncia chiedendo di verificare se le procedure di ricovero e le successive terapie fossero state corrette. Uno studio dentistico abusivo, l'ennesimo, è stato sequestrato a Napoli dalla Guardia di Finanza. I finanzieri, a seguito di attività info-investigativa, hanno scoperto lo studio medico-dentistico abusivo all'interno del quale un sedicente dentista privo delle abilitazioni accademiche per lo svolgimento della professione praticava cure odontoiatriche, applicazione di apparecchi odontoiatrici per l'allineamento dei denti, devitalizzazioni e ricostruzioni dentali, riposizionamento di molari ed estrazioni. Insieme al locale sono state sequestrate tutte le apparecchiature e i macchinari. Il falso dentista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli per il reato di esercizio abusivo di professione medica. Rinviata a giudizio una maestra di 47 anni di Salerno, già sospesa dal servizio, accusata di aver maltrattato bambini di 3 e 4 anni, imbavagliandoli con un foulard per farli stare zitti, e insultandoli, picchiandoli e costringendoli a restare immobili per ore. L'insegnante della scuola dell'infanzia di Matierno dovrà ora affrontare un processo. Lo ha deciso il GUP, che ha accolto la richiesta del PM titolare delle indagini. Lo scorso aprile la donna fu sospesa per 2 mesi dall'insegnamento. Dopo l'avvio di un'inchiesta da parte della Procura di Salerno, partita dalle denunce dei genitori dei bambini, ma ad incastrarla alle proprie responsabilità furono le telecamere installate, che consentirono non soltanto di accertare che le violenze denunciate dai genitori effettivamente avvenivano, ma anche di constatare quanto dura potesse essere quella donna con bambini così piccoli. Confermato per le 20:45 di sabato il big match dell'ottava giornata di Serie A tra Roma e Napoli, sul quale circolava l'ipotesi di anticipo alle 18. La decisione è maturata nella prima riunione di pianificazione delle misure di sicurezza in vista dell'incontro cui hanno partecipato i dirigenti di polizia individuati dal questore di Roma Guido Marino per i singoli settori di attività. L'accesso all'Olimpico sarà vietato ai tifosi partenopei residenti
in Campania. Per i sostenitori azzurri residenti fuori dalla regione invece sono stati riservati 4.000 posti del settore ospiti nei distinti nord lato Monte Mario. A loro riservati anche gli itinerari di afflusso di via Salaria e via Flaminia con aree di parcheggio a viale della 17ª Olimpiade e vie limitrofe. Il piano degli steward sarà implementato per effettuare rigorosi controlli sulla corrispondenza biglietto-identità, compresa la residenza. I primi controlli scatteranno già dal pomeriggio ai caselli e lungo le vie consolari che portano allo stadio. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Ok, stacchiamo.